Ciao a tutti, cari amici e amiche del segno dei gemelli, eccoci in compagnia per conoscere le previsioni oroscope per la settimana che va dal 4 a domenica 10 luglio 2022. Siamo pronti per incominciare anche questo mese di luglio. Vi ricordo che se vi siete persi le previsioni mensili di luglio, trovate nella playlist dedicata all'oroscopo mensile tutti i 12 video per i segni zodiacali per quanto riguarda le previsioni di luglio 2022. Benissimo, vi ricordo se va di lasciarmi un like, un commento, un feedback, iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra. Incominciamo a vedere le vostre energie per questa settimana. Abbiamo la carta Miseria, Sterilità, carta 31. Poi abbiamo questa carta che vado poi a dirvi. Abbiamo l'arco trionfale, è al dritto, carta 24. E poi nella sfera lavorativa, cambiamento lavorativo. Ok, allora. Qui, a parte questa carta che mi parla un po' di sterilità e miseria, le carte successive sono molto positive. Qui potreste, visto che una carta è comunque sia legata un po' più al passato, perché è più verso la mia sinistra, siete, diciamo, provenite, o meglio, da un passato, anche durante il breve periodo, che vi ha messo di fronte a un periodo di forte sterilità, un periodo comunque di miseria in uno o più ambiti della vostra vita. Magari volevate affrontare un qualcosa, volevate apportare un rinnovamento, un cambiamento, o aspettavate un qualcuno, un qualcosa, ma ahimè non era per niente il momento giusto per appunto ricreare comunque la vostra vita in positivo. Quindi in questo caso avete vissuto e magari tuttora state vivendo un periodo di forte miseria e sterilità. Ovviamente sterilità può essere anche in campo ovviamente di gravidanze, magari alcuni di voi non riescono ad avere comunque figli, ok? Ma magari è stato il momento stressante per la vostra vita. Qui è importante durante questa settimana utilizzare la comunicazione verbale per esprimere quello che avete dentro, per esprimere le vostre opinioni. Però attenzione, perché le parole che andrete a dire possono risultare un'arma molto potente, un'arma potente che avrete a vostra disposizione, quindi dovete farne un uso corretto. Quindi è importante sì dire quello che pensate, ok? Attirare a voi qualcosa di positivo, ma dovete dirlo in maniera comunque onesta, prima di tutto con voi stessi, ma anche nei confronti degli altri, ma dovete parlare in maniera comunque calibrata, senza essere troppo impulsivi, senza troppo arrabbiarsi attraverso comunque questa ira o attraverso comunque parolacce o altro. Mi raccomando, sicuramente quelli che aspettavano un cambio lavorativo o un nuovo lavoro ci sarà probabilmente durante questa settimana, perché qui c'è un cambio lavorativo, un rinnovo di un qualcosa. Potreste anche fare un viaggio o trovare un lavoro che non è proprio vicino alla vostra abitazione, oppure un lavoro che vi costringerà a spostarsi, perché qui abbiamo la carta, diciamo, del carro, comunque dell'arco trionfale. Il successo, i riconoscimenti pubblici, delle gratifiche, dei premi, soprattutto in ambito lavorativo, arriveranno, ma sicuramente anche dal punto di vista di rapporti interpersonali le cose andranno per il verso giusto. Quindi dopo un periodo di, diciamo, miseria, di sterilità, qualcosa prenderà forma. Qui poi potrebbe esserci anche un viaggio, ripeto, per lavoro, ma anche un viaggio per ferie, per svago. Coronerete comunque i vostri sogni, ok? Ci sarà comunque eventualmente una promozione, un aumento, o soprattutto, ripeto, un cambio a livello lavorativo e progettuale. Anche dal punto di vista di rapporti amorosi, amicizia, familiare, le cose comunque andranno bene. Magari per i single ci sarà un incontro con una persona che sicuramente può corrispondere i propri sentimenti, o addirittura potrebbe esserci anche da parte vostra o da parte della persona amata la proposta di un matrimonio o di una convivenza. Ok, quindi sicuramente sono carte molto benefiche che vi porteranno comunque tanti vantaggi. Mi raccomando, utilizzate però la parola, la
la comunicazione, l'espressione verbale in maniera comunque adeguata, ovviamente, alle circostanze che si presenteranno a voi, ok? Soprattutto anche in campo lavorativo, come vi ponete con il datore di lavoro o i colleghi, ok? Benissimo, cari amici, queste sono le vostre previsioni e vi aspetto sempre qui sul tavolo. Ciao a tutti, alla prossima!